Ciao, sono tornata. Ragazzi, mente spiccata in attesa che ritorni il mio menta piperita questo mese. Allora, oggi continuiamo i nostri video sulla conferenza europea. Mi raccomando, se non sei stato alla conferenza europea, è fondamentale partecipare agli eventi organizzati dall'azienda. Quindi vatti a vedere, se non hai ancora fatto, i video riguardanti la conferenza europea, perché dall'inglese mi sono tradotta tutto per te. Allora, oggi parliamo dell'intervento di Ali Payman, manager di zona Germania, Austria, Svizzera. Il bruco è un essere limitato, vive sulle piante e si sposta lentamente. Fa anche un po' ribrezzo, aggiungerei io. Ma ha il potenziale di diventare farfalla, una creatura nuova con la capacità di volare. Il bruco, quando è bruco, non può mica volare. La trasformazione da bruco a farfalla è un processo doloroso, ma ne vale la pena. E tu? Stai vivendo nella tua zona comfort o stai volando fuori? La zona comfort è quella in cui sai tutto. Può anche essere il tuo mercato caldo, diciamo. La verità è che per crescere devi provare cose nuove e le cose nuove sono rischiose. Però proviamo a non parlare di lasciare la tua zona di comfort. Parliamo di allargarla. Stai lavorando col tuo mercato caldo e con le persone che conosci? Non solo per cercare di vendere loro qualcosa. Chiedi ai tuoi contatti di aiutarti a cercare 5 amici a cui potrebbe interessare la tua opportunità. Ora qui Ali ha iniziato poi a parlare un po' di sé, no? E diceva che lui e la mamma sono stati abbandonati dal papà quando aveva solo 2 anni. Insieme alla mamma scappano dall'Iran nel 1988 e la mamma gli insegna a parlare la lingua del nuovo paese, ricordandogli continuamente che la lingua è la chiave. Bene, lo stesso per il network marketing. Devi imparare a comunicare nel modo giusto. Lavora in ogni occasione e rialzati ogni volta che cadi. Ali, ad 11 anni, iniziò a giocare a calcio e non era per niente bravo. La sua prima partita terminò 0 a 26. E ovviamente lui era nella squadra sconfitta. Avrebbe potuto piagnucolare: "Non giocherò mai più!" Invece scelse di migliorarsi. La sua squadra continuò a perdere tutte le partite di quell'anno, ma Ali decise di esercitarsi 1 ora in più degli altri dopo ogni allenamento. 4 anni dopo stava giocando nella squadra più importante della zona. A un certo punto subì un incidente e venne ricoverato per la rottura del ginocchio. La sua ragazza lo lasciò mentre era ancora in ospedale e poco dopo lo chiamò il suo amico per dirgli che si era messo con lei. Così, dopo una vita di sport e studio, Ali decise di diventare il ragazzo delle feste ed iniziò così a spendere soldi per cose stupide. Molti iniziarono a dirgli che non era fatto per il mondo del lavoro, proprio perché era sempre a far festa. Ad un certo punto, stufo della sua situazione e di quanto le persone gli dicessero che lui nella vita non avrebbe mai combinato niente, scelse di cambiare le sue abitudini e divenne addirittura il venditore migliore della sua azienda. Sai, a volte brilli troppo per le persone che hai intorno e le tenebre non vogliono che brilli. Ma tu continua a farlo. Se qualcuno non crede in te, fallo stare zitto con i tuoi risultati. Abbiamo una miscela studiata da Gary che si chiama Highest Potential, cioè il potenziale più alto. Aiuta le parti del cervello a lavorare insieme, promuovendo l'abilità di creare. Tutti noi abbiamo la responsabilità di aiutare ed emancipare gli altri. Per farlo però hai bisogno di energia, guida e determinazione.
Per quanto riguarda l'energia, voglio che tu sappia che è necessario prendersi cura di te stesso, prenderti cura di te stesso, mangiando bene e facendo attività fisica. Munisciti poi dei tuoi fantastici quattro strumenti, che sono 1. Abilità di sognare, visione. Perché se hai un forte perché, nessuno scoraggiamento può vincerti. 2. Dedicazione. Passione, amore per ciò che fai. 3. Comunicazione. Condividi l'entusiasmo. Impara a comunicare il tuo perché nel modo giusto. E qui c'è fatto un esempio. Non so se si legge dritto o sbagliato, o al rovescio, però perché, come, cosa, no? Questo si chiama The Golden Circle e vi lascio un link bellissimo in inglese, ma con i sottotitoli in italiano. Poi nei commenti qua sotto, mi raccomando, andatelo a vedere, dura una ventina di minuti. Avete bisogno appunto di vederlo con lo schermo se non sei in inglese, ma è fenomenale. E lui ci spiegava, quando tu parli con le altre persone, non devi spiegare cosa utilizzi, come lo utilizzi e poi spiegare il perché. Ma devi fare il contrario, come fanno la maggior parte delle persone, no? Cos'è questo prodotto, come lo utilizzo, perché lo utilizzo? Devi fare il contrario, dal perché lo utilizzi, dalla tua visione, uscire e spiegare come lo fai e poi cosa è. Quando tu parli del perché, comunichi direttamente al centro del cervello, cioè al sistema limbico, ragazzi, noi sappiamo bene di cosa stiamo parlando. Quando parli del come, invece, comunichi in modo analitico. Appunto, vi ho detto nei commenti, vi lascio questo video, ragazzi. Per favore, una volta che l'avete visto, mettete mi piace al commento che vi ho fatto e lasciatemi anche un feedback su come vi è sembrato questo video, perché a me ha toccato davvero e ispirato tantissimo. Il quarto punto è crea, sii proattivo, mettiti all'opera. Ok, basta solo informazioni. Ve l'ho già detto in altri casi, aperta parentesi. Davvero bastano 15 minuti al giorno, sapete cosa fare? Fatelo. Chiusa parentesi. Pianta ogni giorno qualcosa per la tua attività. Ricordati però di stare alla larga dai sabotatori. I sabotatori possono essere pa sono paura, gelosia, mancanza di conoscenza, negatività. Anche esperienza, se vogliamo. Quando ci porta a non avere più entusiasmo. Tu, invece di lasciarti prendere preda da questi sabotatori, forma ed educa. Crea la tua propria eredità, non solo materialmente a livello finanziario, ma anche spirituale. Pensa in grande e guida col tuo esempio. Ciao!